questo progetto di recupero delle miniere di Rossena nasce nel 2014, quando come amministrazione abbiamo deciso di recuperare quelle che erano le vecchie miniere dove si estraeva fluorite fino agli anni 80-82. Dopodiché dal 2014 abbiamo iniziato subito con un gruppo di volontari a sistemare la parte del livello Sandri, che anche è già oggi visitabile, e abbiamo iniziato a dicembre, nell'occasione di Santa Barbara, con un evento tra la Santa Messa e l'entrata delle miniere. Poi abbiamo cercato di trovare le risorse economiche per poter sistemare tutto il resto del comparto, quindi sia la sistemazione degli edifici esterni, sia i livelli sottostanti, il livello Morra e il livello intermedio. Nel livello Morra siamo andati a realizzare con questo finanziamento, che è di 1.200.000, a cui poi si è aggiunto un contributo regionale. Il primo era invece un finanziamento del Ministero della Cultura ottenuto attraverso il CIPE, e con quelli regionali abbiamo sistemato la parte un po' esterna e alcune cose messe in sicurezza. Nel livello Morra, come dicevo, abbiamo fatto un lavoro di recupero di due sale più alcuni più di scenderia, all'interno delle quali delle sale andiamo a realizzare una sala convegni, dove quindi è possibile fare anche proiezioni, dove è possibile fare anche attività diverse oltre che la semplice visita didattica culturale. Nel livello intermedio invece l'operazione è stata un pochino più complicata, ma anche essa molto interessante, in quanto siamo andati a creare un parco speleologico all'interno delle miniere, quindi in sostanza c'è un percorso anche con pezzi di ferrata piuttosto che un ponte tibetano, una carrucola, eccetera, questo per diversificarci un po' da quello che è, diciamo, il pacchetto legato al tema delle miniere. Quindi il tutto ha permesso l'abbinamento sia di una parte didattico-culturale ma anche di una parte ludico-sportivo, mi verrebbe da dire. E poi l'ultimo lotto è stato invece il recupero degli edifici delle casette esterne, dove erano praticamente completamente diroccate, invece state recuperate all'interno di queste casette, che erano 5 sale in sostanza. In 2 sale c'è la parte museale, dove siamo andati a recuperare la sala del fabbro e anche la sala compressori, poi ci sono una sala dove si vestono chi vuole fare il parco speleologico, una sala didattica e anche di preparazione invece sempre all'interno della casetta delle miniere, e poi un'altra ultima sala, che sarebbe poi la prima che i visitatori visitano, dove andiamo invece a fornire il caschetto piuttosto che altri elementi necessari per poter fare il parco turistico e il parco avventura. Questa qua è l'area briefing, dove facciamo fare la prova prima dell'ingresso in miniera, e quindi dove il visitatore inizia già a provare gli strumenti che ha, i dispositivi di sicurezza in dotazione, senza provarli direttamente sul percorso, e quindi già capisce come andare a utilizzarli in sottosuolo. C'è il moschettone, questo qua passi all'interno, rimane sempre collegato alla linea vita, quindi non si può sganciare. Con questo prosegui, fai vari passaggi, e l'altro invece è semplice, attacca e stacca, che ti permette di fare tutto il percorso. Per la carrucola invece, quando si arriva al cavo della carrucola, va in aderenza, quindi si attacca sopra direttamente, e il moschettone va sopra la carrucola, quindi va in incastro e permette di scendere dal cavo senza andare a sfregare lungo il cavo stesso. Passi il moschettone, l'altro lo agganci e si prosegue lungo la linea. Qua si vede bene il minerale che estraevano, la calamina, questo minerale di ferro, e la fluorite. È stato il principale minerale estratto fino al 1970, quando poi hanno chiuso le miniere.
si scende, si arriva in terra e c'è il primo punto di sgancio del Parco Avventura. Qua invece si riattacca, linea Udu da una parte, Zaza, e l'altro moschettone dall'altro lato per evitare di pendolare. Carrucola davanti, la si aggancia al cavo, moschettone attacca e stacca, lo si può attaccare lateralmente a una delle ganci. Questo va sopra in appoggio. Ci vediamo di là.